In Italia il numero di automobili in circolazione è ben più elevato della media europea, 61 vetture ogni 100 abitanti contro le 47 dello standard comunitario. Per superare questo modello, dominato dalla presenza dell'auto, il Comune di Napoli ha elaborato assieme all'ANEA il piano della rete ciclopedonale cittadina. Scopo del piano è di incrementare i percorsi ciclabili, creare un raccordo con la rete delle metropolitane, promuovere l'uso della bicicletta e il bike sharing. Napoli ha aderito alla Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, non perché crede che in una settimana o per una settimana si punti sulla sostenibilità e gli altri giorni dell'anno si fa finta di nulla, al contrario perché vuole mettere in campo tante azioni per andare verso la sostenibilità. Innanzitutto mobilità sostenibile significa avere il giusto mix, dice Bruxelles, dice l'Europa, ed è logico naturalmente, di utilizzo di tutte le modalità di trasporto, auto inclusa. Il problema è non abusarne, non voler fare poche centinaia di metri quando le possiamo fare a piedi, forse per fare un chilometro basta anche la bicicletta, usare di più il trasporto pubblico, che adesso finalmente con gli autobus stiamo lentamente tornando alla normalità dopo mesi di crisi durissima, così come a breve si inaugurano nuove stazioni della linea 1 della metropolitana, che per noi insieme alla metropolitana linea 2 di Trenitalia è un asse importantissimo su ferro della nostra città. In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, questa mattina a Palazzo San Giacomo esperti e rappresentanti di associazioni hanno discusso la proposta di piano, spingendo il confronto anche ad altre città europee. A Copenaghen, ad esempio, il 36% delle persone che va al lavoro o a scuola usa la bici e solo il 29% l'automobile. A Siviglia, nell'arco di 5 anni, è stata realizzata una rete ciclabile di 150 km, usata ogni giorno da 70.000 cittadini. Ci sono delle realtà, penso a Roma appunto, o a Lecce, dove effettivamente la bicicletta si sta affermando sempre di più come un modo di spostarsi più smart, più intelligente, prima ancora che più sano e più sostenibile da un punto di vista ambientale. Fare in modo che la strada sia percorribile, sia fruibile dalle varie tipologie di utenti, dal pedone, al ciclista, all'automobilista, all'utente del trasporto pubblico, agli scooteristi, è il modo migliore per impiegare lo spazio e per creare un tipo di mobilità meno pericolosa. Ad esempio a Napoli questa operazione di disegnare semplicemente sulla strada la bicicletta non è soltanto uno spottino naif per dire ci sono anche le biciclette, ma è invece un passo importante di un percorso culturale che fa sì che si acquisti tra i cittadini la consapevolezza che la strada è di tutti e non soltanto dell'automobile. La rete ciclopedonale pensata per Napoli è frutto di un lavoro di progettazione partecipata con le associazioni dei ciclisti. Calibrata sullo scenario urbano del 2015, anno in cui si prevede il completamento di alcuni grandi progetti urbani, la rete raggiungerà la metà del territorio cittadino e il 70% degli abitanti. Si tratterà di un sistema misto composto da piste ciclabili proprie, piste su corsia riservata e percorsi promiscui. Si passerà così dagli attuali 20 km a 40 km di ciclabile e 163 km complessivi di sistema misto. I napoletani usano la bicicletta più di quanto può sembrare o quanto la stampa forse prova a raccontare, perché anche insomma lo splendido risultato del Napoli Bike Festival, la seconda edizione che si è conclusa domenica con oltre 6.000 persone che l'hanno visitata, rappresenta diciamo, la fotografia di una città che sta già cambiando.